Ciao ragazzi, e oggi vediamo nello specifico come andare a suddividere in capitoli i nostri video su YouTube. Questa è una funzione che è stata messa da qualche giorno. Dunque, ovviamente dovete prendere dei video abbastanza lunghi. Cosa vuol dire divisi in capitoli? Vedete che qua, per esempio, questo mio video è suddiviso in vari pezzi, che poi vengono chiamati in gergo capitoli. Questa modalità ci dà la possibilità appunto di dividere in segmenti il nostro video, in modo che le persone che magari non hanno tanto tempo o che vogliono subito arrivare a un determinato punto possono immediatamente saltare le parti e arrivare a quel determinato segmento. Allora, come fare per andare a suddividere il nostro video? Dunque, nella descrizione dovete andare a scrivere come prima cosa 0.00, quindi questo è il punto 0 del nostro video. Quindi poi dovete andare a vedere il vostro video e andarvi a segnare il punto in cui volete fare il secondo punto, chiamiamolo il secondo segmento. Per esempio, lo vogliamo fare al minuto 12. 2.02, e quindi andremo a mettere sotto 12 2.02 e mettiamo una parola. E in questo modo poi possiamo suddividere tutto quanto il nostro video in vari segmenti e alla fine salvate il tutto e non ci dovrebbero essere problemi. YouTube stesso, nell'istante in cui terminate, vedete qua, io qui ho finito il mio riassunto del video, vi dirà in automatico vi suddividerà il video in segmenti. Dunque, allora facciamolo per un altro video, così vediamo nello specifico come fare. Allora, prendiamo come esempio questo video della rapina armata al market. Allora, diciamo che io voglio mettere un segmento in modo che le persone magari non si vanno a vedere tutto questo pezzo iniziale del mio video, ma vanno direttamente all'inizio della rapina. Quindi più o meno l'inizio della rapina è intorno al minuto 6, 2.00, ok? Dunque, allora adesso andrò nelle modifiche del mio video e andrò a scrivere magari il riassunto del video. Vabbè, potete scrivere quello che volete, ma giusto per far capire alla gente che cos'è questa cosa. Allora, come prima cosa bisogna assolutamente scrivere il punto di inizio del video, quindi 02.00, e anche qui ci potete mettere quello che volete. Io metto inizio perché è la cosa più ovvia. Poi abbiamo detto che vogliamo spostare i nostri utenti subito sul secondo punto, che è il punto 6 00 più o meno. Quindi vado a inserire 6 2.00 e qui metto inizio della rapina. Ok, ragazzi, così farò per ogni segmento che io voglio andare a inserire. Adesso, per facilitare il concetto, ne metto soltanto due, perché è inutile che sto mezz'ora a suddividere il video. E poi possiamo mettere magari anche il finale, visto che qua lo vedo, il video dura 23 minuti e 31, quindi vado a mettere 31, fine del video. Ovviamente poi all'interno potrò fare altri segmenti. A questo punto vado a fare l'opzione salva e magicamente YouTube, se tutto è andato bene, dovrebbe suddividerlo in capitoli. Apriamo ora il nostro video. Come potete vedere, là è esattamente suddiviso come vi dicevo. Chiaramente ho fatto soltanto due segmenti, questo qui è molto grande, andrebbe poi suddiviso in altri, ma giusto per farvi vedere il concetto. Quindi, se una persona a questo punto entrerà per vedere il nostro video e non si vuole assorbire tutta la prima parte, dice voglio vedere subito la rapina, clicca qui e sarà spostato direttamente al punto in cui voi avete appena messo il segmento. Ok ragazzi, spero di essere C'è stata poco fermo? chiara, è un'operazione Non abbastanza entro, non semplice, entro. Non comunque entro, conviene perché farla chiudi? chiaramente sui video Che stai molto molto facendo qui lunghi. dentro? E, se avete delle domande fatemene nei Niente. commenti, in Ma è scattato alternativa, l'allarme come se ancora non niente. l'avete fatto, C'è una iscrivetevi naturalmente pistola, al non ti canale dico e c'è una attivate tutte le pistola. campanelle. C'è Ciao una ragazzi e alla scia. prossima!